cosa è successo? Cosa credi gli sia successo? È morto lì dentro, come gli altri. Chi era? Non ricordo il nome. Un cugino di Sal, credo. È stato orribile. Ah, è solo uscito tutto blu. Probabilmente è soffocato all'interno. Avevi collegato l'ossigeno come ti ho detto? Sì, sì. Almeno credo. Il boss non accetterà credo come risposta. Allora dimentica che l'abbia detto e io scorderò di averti visto bere in ufficio. Ma che ufficio? E poi era caffè. Dall'odore non sembrava caffè. Mi sta facendo mancare... Devo liquidarmi in fretta e trovare Sable. Mi sta facendo... rimpiangere, non rimpiangere, ma mi fa ricordare comunque Dishonored. Hanno detto che forse stanno facendo il 3, speriamo. È praticamente uno dei miei... è assolutamente nella mia top 5. Guardate che non facciano qualche cavolata. Questa sembra la loro centrale operativa. XRT-89, veicolo sotterraneo per trasporto truppe. È questo il vero nome? Preferisco Talpa. Jetpack della Sable. Sarei disposto a pagare per assistere ai primi voli di prova degli scimmioni di Hammerhead. Del covo. Wow, se Hammerhead mette le mani su questo giocattolino, siamo in guai seri. Cos'è, una barca? Quello sbirro stava per uccidermi. Mi avevi promesso l'invincibilità. Le avevo detto quasi invincibile. Dopotutto, lei è ancora umano. Allora rendimi meno umano. Temo di non capire. Hai capito perfettamente. Mettiti al lavoro! C'è qualcosa dietro? No. Devo dare un'occhiata in giro per scoprire di più. Tutto questo appartiene a Sable. Sì, ma molto materiale è all'estero. A che pensi, capo? Penso a come ha preso il controllo della città in pochi giorni. All'epoca del respiro del diavolo, intendi? Sì, sembra impossibile. Nulla è impossibile se possiedi i mezzi necessari. Beh, abbiamo i nostri escavatori. Non bastano. Se vogliamo il meglio, ci serve lei. Sì, certo. Ma come pensi di fare? Continuate a derubarla. Sarà lei a trovarci. Parla di Sable, ovviamente. Progetto Olympus. Queste capsule consumano un'enormità di energia. Per questo sono allacciate alla metro. Gliel'ho detto! Ho solo contribuito al montaggio, non l'ho progettato io! Allora sei la persona sbagliata. In compenso, abbiamo la nostra prima cavia. No! No! Non accendetelo! Vi prego! Mi serve solo qualche minuto! Posso risolvere il problema! Finalmente ci capiamo. Sable, mi sembra vicina. Laggiù. L'unica uscita è qui dentro. Cavi elettrici ad alta tensione e acqua.
Cosa potrà mai andare storto? Questo covo sotterraneo dimostra che Hammerhead dovrebbe rinunciare a qualche sgherro armato e assumere degli ispettori alla sicurezza. Come no? Ogni qui dentro è un chiodo in più sulla tua bara. Hai carattere. Non otterrai mai ciò che vuoi. Ma basta, basta che mi fate perdere un pezzo di discorso. Alleati, non so. Lavoro da sola. È una cosa che dicevo anch'io. So cosa succede in Simcaria e so quanto sia importante per te. Credi di saperlo, ma non lo sai. Va bene. Quando riuscirai a fidarti di me? Senti, forse ho trovato un suo punto debole, ma non posso farcela da solo. No, l'ha liberata! Ma sono tutti uguali questi qui, eh? Ma questi stanno cosa, invernati? Cosa si stanno a fare lì dentro? Bene. Non è chiaro. Io. Sì, bel piano. Allora, vediamo cosa. Per una volta. Taci e combatti. Ma devi migliorare le tue battute. Solamente, ok? Voilà. Siamo già un team. Ciao Mary Jane. Ma che spettacolo! Ciao Mary Jane, abbiamo cambiato fidanzata, che è anche più ricca di te. Parlavi di un punto debole. Io aspetto ancora il 5, sai?
Queste sono cartelle mediche. Sì, per lo più su quella placca che ha nel cranio. Acciaio carbonio. Resistente, eppure sensibile al... caldo! Ho un'idea. Beh, giuro solennemente di seguire i tuoi ordini. Ti chiamerò. Aia! Ma... carina sì. Questa scena. Molto carina. Mentre aspetto la chiamata, mi dedicherò ai miei doveri di ragno. Ma che succede? Continuo a trovare oggetti gialli. Magari c'è un nuovo artista in città. Un dossier della polizia. Oggetti qualcuno gialli. È stato ucciso durante una rapina, ma non hanno rubato niente. Un registratore audio, eh? Dunque, soffre di stress da lavoro. Insomma, si è rivolto alla persona giusta. È il mio campo. Me l'hanno detto. Mi descriva più in dettaglio ciò che prova. Carico me stesso di forti pressioni. Voglio essere sempre il migliore. E ho un capo molto esigente. Di cosa si occupa per lavoro? Queste conversazioni sono private, giusto? Certamente. Bene, perché se trapelasse qualcosa, lei sarebbe un uomo morto. Sul dossier c'è scritto 1 di 9. In giro potrebbero essercene altri. Qui ci sono delle coordinate GPS. Adoro le cacce al tesoro, ma ho il sospetto che alla fine non troverò un forziere pieno di dobloni d'oro. Mi sa che dobbiamo... questo forse conviene farlo. Forse c'è un'altra scena del crimine. Devo vedere un attimo una cosa qua. Ok, viaggio veloce. Scusa, di solito dondolo per aria. Ciao Peter, ti confermo che non sono mai uscito di casa. Mi fa piacere. E quindi? Stavo ascoltando la radio della polizia e non fanno che segnalare crimini. Arrivano rapporti a ripetizione. È impressionante, vero? Come fai? Non puoi essere dappertutto nello stesso momento. Ricordi cosa diceva May? Chi aiuta qualcuno aiuta il mondo intero. Sì, ma non ho mai capito cosa intendesse. Ok. Hai presente la signora che è venuta al feast con i due bambini l'altro giorno? Quella che hanno portato. Esatto. Quando ha trovato lavoro, poco prima di trasferirsi nel nuovo appartamento, mi ha promesso che farà una donazione per il rifugio, appena incasserà il primo assegno. Noi aiutiamo lei e lei aiuta gli altri. È la solidarietà, è un moltiplicatore di forza. Esatto. May era grande comunque. Sì, la migliore. Ti invio un indirizzo appena finisco con questa storia. Tieniti pronto e porta i lanciaragnatele. Finalmente! Boh, il razzo è molto piccolo. Ah, ma sarà là? Dove ci sono le cose gialle? Allora... faccio andare qua sotto. Ah, un altro dossier e un altro registratore. Me lo ricordo. Okay. Qui era stato visto per l'ultima volta un informatore del Maggia scomparso qualche mese fa. Ammetto di sentirmi a disagio. Penso dovremmo interrompere la seduta. Mi scusi, dottore, non volevo spaventarla. Sto Cos'hai? Sto paranoico. Come le dicevo, il lavoro mi stressa. Il soprano? Parliamo ancora del suo lavoro. Mi descriva una giornata tipo. Ah, sono i freni, no? Per prima cosa mi sveglio e controllo il telefono per sapere cosa dovrò fare quel giorno. Esco a fare colazione,
Seguo la dieta chetogenica, presente? Poi sì, quel che faccio io. Ma a volte mi sporco e devo passare da casa per cambiarmi. Al pomeriggio cerco di andare in palestra. Alla sera ceno. Mi scusi, facciamo un passo indietro. In cosa consiste di preciso un colpo? Significa uccidere qualcuno per conto del boss. Ormai sono piuttosto bravo. Ho un buon curriculum. Bravo. Questo tizio sembra un sicario del Maggia. Sembra il tassello di una storia più ampia. D'ora in avanti dovrò tenere gli occhi aperti. L'abbiamo fatto poche volte. Cioè, non l'abbiamo mai fatto questa cosa qui. Questo è un ospedale, sembra. Di attaccarsi via, intendo dire. Allora, poi vediamo un attimo. C'è uno qua. Adesso prendiamo un attimino qualcuno di queste. C'è là sopra. Devo essere vicino. Infine bisogna cercare questa roba gialla. C'è qualcosa là sopra? C'è un cavo là sopra. Chiunque sia l'autore di queste scene ha un debole per il giallo. 10:80, furto di APC. I sospetti hanno aperto il fuoco. Allora, dove essere là? Allora. Sentiamo cosa c'è nel registratore. Che ne pensa, dottore? Beh, clinicamente lei è un sociopatico. Non prova rimorso per le sue azioni, non è affatto stressato. Mi sembra che non veda nulla di sbagliato in ciò che fa. Quindi mi chiedo perché è venuto qui. In gamba, complimenti. D'accordo, veniamo al punto. Se farà quello che le ordino, non ucciderò la sua famiglia. Wow. Vuole andare al punto? Va bene. So perché è venuto qui. L'ho capito nell'istante stesso in cui ha varcato la porta. Ma prima che lei chieda un favore a me, sarò io a chiederle di fare qualcosa per il sottoscritto. Che colpo di scena. Questi crimini sembrano coperture per esecuzioni del Maggia. Se l'uomo delle registrazioni lavora per il Maggia, forse ha ucciso lui queste persone. Sono pronta. Ci vediamo alla base. Volevo chiederti, com'è possibile che tu abbia una base in città di cui ignoro l'esistenza? Bella conversazione. Perché mi riaggancia sempre in faccia? Magari non ha riagganciato di proposito. È solo caduta la... Sì, sì. Magari si aspetta che la richiami. Sei troppo buono e ingenuo. Oppure potrebbe aver esaurito i minuti nel suo piano telefonico. Oppure è una stronza e basta. Roaming internazionale. Le costerà un patrimonio. Allora vediamo un attimo. C'è uno, due qua. Due qua. Non sono poche però, E ne manca ancora uno di cose. Strano, sembra un po' più ricco forse. Andiamo qua. Prendiamo ancora questi due qua, poi andiamo a fare la missione. Tanto sono abbastanza spicci. A tutte le unità, camion della Oscorp sequestrato dal Maggia. Diamo un'occhiata da vicino. Queste scene sono piene di nastri della polizia. Chiunque sia l'autore deve avere accesso ai loro materiali. Qualcuno era morto precipitando da qui. È stato archiviato come incidente, ma chissà. Nell'ultimo nastro l'analista ha ribaltato la situazione a suo favore. Bentornato. Prego, si sieda. Mi ha portato i
Spero risolvano i suoi problemi di liquidità. Ok, mi sembra perfetto, grazie. Allora, immagino se sia rivolto a me perché ho in cura alcuni agenti di polizia. Immagina bene, ma a me e al mio boss ne interessa uno in particolare. E di chi si tratta? Il capitano Yuri Watanabe. Yuri, cosa c'entra lei ora? Questa storia ha preso una piega che non mi piace, ma devo seguirla. Attenzione, il Mage ha rubato un camion con tecnologie Sable. Servono agenti ad Upper Chinatown. Volevo vedere come l'ha fatto qua. Essere qui nei paraggi. Un'altra messa in scena. Non vedo il registratore. Dove è finito? Qua. Per la polizia si è trattato di suicidio, ma Yuri non era convinta. La vittima era nel giro di Ammered. Nell'ultima registrazione parlavano delle condizioni psicologiche di Yuri. Ecco la cartella di Watanabe. Qui c'è tutto. Sì. Registra mai le sue sedute? No, non l'ho mai fatto. Sarebbe poco professionale e illegale. Vorremmo che registrasse la sua prossima seduta. E il mio boss ha un elenco di domande che dovrebbe porle. Qualche problema? No, nessun problema. So che non dovrei ascoltare. Eppure non riesco a smettere. Chi ha lasciato questi indizi non è soddisfatto dell'operato della polizia. Sarebbe carino poter fare queste cose. È bello che un po' ti viene da star qua così. Non immaginare che sia possibile, immaginare che sia vero quello che stai guardando, che ci sia davvero una vita in questi edifici. Ok, niente, abbiamo fatto, qua abbiamo fatto, qua ce ne sono due, qua ce ne sono due, in teoria sono solo lì, quindi ancora due, due, quattro, due, 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 due. Sarei tentato di fare ancora questo intanto. Non so, in teoria manca ancora qualcosa, perché se c'è ancora una cosa da sbloccare vuol dire che dovrebbe mancare ancora qualcosa. Dov'è che è? Ovviamente passeranno ancora 10 anni prima di avere un ray tracing serio migliorato.
Spero che chi li lascia in giro abbia un valido motivo. Perché c'è ancora... ce n'è ancora da migliorare qua. Ovviamente tante, però... è comunque già qualcosa di meglio di quello che vedevamo sulla PS4, ovviamente. Oh, qui non... ah, qua. Fiori mi ha detto che era stata archiviata come morte accidentale per del cibo avariato. Tutti questi casi risalgono a non più di un anno fa. Ma Yuri li ha presi in carico solamente il mese scorso. Quindi è stata Yuri a disseminare le registrazioni. Allora, Yuri, andiamo avanti. Coltivi ancora pensieri ossessivi su questo indiziato? Sì. Ci sono giorni in cui sento di averlo in pugno. Altre volte penso che non lo arresterò mai. Fai gli esercizi di respirazione? Ci provo. Ma... so chi è. So dove si trova e so cosa ha fatto. Ma non posso intervenire. Non senza prove legalmente valide. Deve essere frustrante. Non immagini quanto. Yuri sospetta che il tizio delle registrazioni sia l'assassino di tutte queste persone. E probabilmente ha ragione. Mi sta facendo le voglia invece di finirle. Tanto. Nel senso che non passa troppo tempo da una registrazione all'altra, perché facciamo abbastanza la svelta a trovarle, per cui ci può stare di seguire la storia tutto insieme. Non mi ricordo qual era il tasto per girare l'angolo, il quadrato? No. Modo di guardare l'elenco delle mosse, vabbè. Ma no. Mi sto avvicinando. I soliti indizi gialli. Il registratore deve essere qui da qualche parte. È rimasta folgorata in un incidente, ma aveva legami con Ammered. Yuri ha cercato tracce di un delitto, inutilmente. Nell'ultima, Yuri sembrava frustrata. Non immagini quanto. Tutto qui? Sì. Poi abbiamo parlato della terapia farmacologica, ma quando ritornerà? Perché? Cosa intende fare? Intendo eseguire gli ordini del mio capo. Oh no. Vogliono tendere un agguato a Yuri. Devo trovare le altre posizioni. A tutte le unità, scontro con il Malja, chiedo rinforzi. Il luogo segnalato è vicino a Midtown Nord, passo. Un po' impressione trovare quella che sembrava una casettina su in cima... Ho impressione di questa struttura, né più né meno. Cioè, pensare che esistono davvero, intendo. Allora, vediamo. Niente. Andiamo qua. Andiamo qua. Sì, mi sto avvicinando. Non può che essere Yuri a lasciarmi questi indizi. Sì, l'ha messa in cima. Ma non è lì? No, è solo un anello quello. Ah,
Oli. Ok. Eccolo qua. Ancora un rapporto e un nastro. Ho quasi paura di ascoltarlo. Qui aveva colpito un pirata della strada. La vittima avrebbe dovuto testimoniare contro un uomo di Ammered. Ovviamente, il colpevole non è mai stato trovato. I dossier sono sempre più recenti. Questo risale a poche settimane fa. Sembri nervoso? Beh, se il capo scopre che ho lavorato con te sotto copertura, non voglio perdere il posto. Forse dovrei fare anch'io gli esercizi di respirazione. Questo sì che è interessante. Tranquillo, se tu non parli, non lo farò neanch'io. E poi stai andando alla grande. Sei credibile come medico. Grazie, credo. Ha capito che indossavi un microfono? Se l'ha capito, sa fingere bene. È un uomo del Maggia, è scontato che sappia fingere. In sotto copertura. Avrà fiutato la trappola? Lo capiremo domani, direi. Sicura di voler andare avanti? Se lo becchiamo mentre tenta di assassinare un agente di polizia, finirà dentro a vita. Yuri, che stai facendo? Devo trovarla. Stavo guardando questa partita qua, queste qua che giocano. Sono sicuramente scriptati, però voglio vedere. Cioè, la sequenza è sempre quella, mi sa. Sarebbe carino invece se fosse una specie di piccola simulazione di una I, no? Che gioca. Per cui sarebbe. Ci sarebbe una diversità, no? Quindi si danno un cambio. Sono simmetrici quei due là, questi due qua e quei due là. Sembra di sì. Però il cappello di quello in grigio mi sembra diverso. Uno alla cuffia, uno al cappello. Comunque è carina come cosa. Allora, andiamo. Andiamo all'ultimo e poi andiamo a fare la missione. A parte che molto probabilmente questo forse sembra che faccia scattare una missione, non lo so, boh, vediamo.